Verrà l'8 maggio, il giorno del mio compleanno, Andrea Bocelli a Sutri. Sono felice di riceverlo. L'ho invitato da sempre a venire, ma ha scelto lui di fare una grande cavalcata musicale da Roma fino all'Aiatico, dove è il suo Teatro del Silenzio, facendo una sosta importante di qualche giorno a Sutri. Così in quell'occasione gli darò la cittadinanza onoraria e a lui, insieme a lui, la darò al grande architetto Paolo Portoghesi, che vive a Calcata, in Tuscia, poco lontano da Sutri, e che ha scelto per la sua vita migliore, per gli anni più belli della sua vita, di vivere in Tuscia, e che conosce bene Sutri e che con Andrea Bocelli diventerà cittadino onorario. Entrambi saranno presenti insieme al ministro del turismo Garavaglia per l'inaugurazione della nuova mostra che ho preparato, la quarta mostra, molto difficile, tanta puntualità. Sono 3 anni e mezzo da quando sono sindaco che ogni anno si propone una grande mostra a Palazzo Debbing. E quindi non è facile per le difficoltà dei finanziamenti, non è facile per la difficoltà di avere i quadri importanti che devono arrivare. Abbiamo avuto il Dogoniere Rousseau, abbiamo avuto Francis Bacon, abbiamo avuto Pellizza da Volpero, abbiamo avuto Tiziano. E questa è la quarta mostra che immagina dialoghi fra artisti classici e artisti moderni, fra antichi e contemporanei. Luci e ombre a Sutri, ho immaginato che fosse il titolo di questa mostra, da Mattia Preti a Fortunato De Pero, da un grande pittore barocco a un pittore futurista. Una mostra importante, dico la quarta, che dà il senso di un'istituzione, un comune, Sutri, un'istituzione, Palazzo Debbing, che si misura con le grandi città che hanno istituzioni museali che producono mostre. E questo la rende un luogo di attrazione, oltre che per la sua naturale bellezza, per i suoi monumenti, tanto da essere stata indicata come uno dei borghi più belli d'Italia, che è una qualificazione non facile. E quindi, mentre invito i tanti che vorranno venire e tornare a Sutri a vedere la mostra da Mattia Preti a Fortunato De Pero, ringrazio Andrea Bocelli per la scelta di Sutri e l'amico Portoghesi per la scelta della Tuscia. E voglio semplicemente ricordare che quando si decide di dare la cittadinanza onoraria non è un capriccio del sindaco, anche se chiunque sarebbe felice di poter dare la cittadinanza a Andrea Bocelli, ma il Consiglio Comunale si pronuncia e discute. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha voluto dare la cittadinanza a Andrea Bocelli. Ringrazio quindi tutti i consiglieri, ringrazio i consiglieri e gli assessori. Ringrazio il vice sindaco Lillo Di Mauro, ringrazio l'assessore Proietti, ringrazio l'assessore Chiacchierelli, l'assessore Mercuri, Barbara Pancino, ringrazio Filadelfo, ringrazio Goddi, una delle consigliere che sta a sostenere questa maggioranza solida, e ringrazio anche Roberto Zocchi e ringrazio anche Ferdinando Maggini. Tutto il Consiglio Comunale presente ha votato per la cittadinanza onoraria. Questo è per Bocelli e Portoghesi un grande riconoscimento perché nessuno ha discusso, e d'altra parte essendo personalità indiscutibili, ripeto appunto da Goddi all'amico Filadelfo Cordiali, a Mercuri, a Cacchiarelli, a Lillo Di Mauro, a Maggini, a Zocchi, tutti sono stati entusiasti. Devo dire che non si sono visti, si sono allontanati, non che esistano molto, come se non volessero, non si capisce per quale dispetto, se non a se stessi, partecipare a questa unanimità. E quindi sono usciti, non credo per mostrare disinteresse o dissenso verso Bocelli e Portoghesi, due piccoli consiglieri, uno si chiama Amori, nome molte volte rivolto, si chiama Vittori o Vittorici, una cosa di questo genere. E credo che si siano allontanati per sbaglio, forse devono andare a fare la pipì, forse per questo. Immagino che anche loro vogliano partecipare a questa grande festa. Io quindi li invito a Palazzo Debbing dalle 11:30 dell'8 maggio, mio compleanno, per fare gli auguri più che al sindaco, a Bocelli e a Portoghesi, e
e considero che l'unanimità che abbiamo comunque riscontrato del plenum, dei presenti del Consiglio Comunale, riguardi anche questi due signori che non capisco come non potrebbero manifestare il loro pieno consenso e la loro totale adesione alla cittadinanza onoraria a Andrea Bocelli e a Paolo Portoghesi. Onore a questi due grandi uomini, sono felice che tutta la città di Sutri li accolga. Vi aspetto tutti, con i problemi che conosciamo della epidemia, che è un'epidemia che si lentamente si sta sfiancando per nostra fortuna, ma chiunque riesca a essere presente o possa esserlo festeggerà questa che è la festa di Sutri, la proposta di un'altra serie di mostre importantissime, la presenza di Sutri davanti allo scenario mondiale. Con Bocelli noi siamo davanti al mondo. Grazie, grazie, grazie a tutti, con tutti gli amori possibili.